Fabrizio Del Noce, Benedetta Parodi via da Domenica in. Il flop non è solo suo, programma nato male e non aggiustato. Fabrizio Del Noce torna a criticare Domenica in anche alla luce dell'addio di Benedetta Parodi, che lascerà sola la sorella Cristina. Fabrizio Del Noce commenta l'addio di Benedetta Parodi a Domenica in. L'ex direttore di Rai 1, intervistato da Marco Castoro sul sito di Marida Cattarini, commenta la fine della partecipazione della Parodi Junior nel contenitore domenicale di Rai 1. A parte che non è detto che non l'abbia deciso lei di andarsene, visto come è stata defilata, tuttavia la sua uscita di scena a questo punto della stagione, sottolinea Del Noce, non è una bella cosa sia per l'immagine di Benedetta sia per quella della Rai. Non è così che si raddrizza una trasmissione. Il flop non deve essere imputato soltanto a lei. E così facendo non si aprono nuovi orizzonti perché non ci sono margini per farlo e i cambiamenti devono essere fatti quando esiste la possibilità di farli. Fabrizio Del Noce, Domenica in non ha avuto il giusto restyling a Natale. Gli ascolti bassi sono stati determinanti, sì, certo. Ma quando ero io il direttore di Rai 1 se un programma non funzionava si chiudeva senza battere ciglio. Questa Domenica in è nata male e non si è fatto nulla per cambiare in corsa a qualcosa. Il vero restyling andava fatto durante la sosta natalizia e invece di risettare si è andati avanti per crescere nella media share approfittando dell'assenza del competitor Barbara D'Urso. Una volta tornata in onda Domenica lì degli ascolti sono tornati quelli di prima. Stessa cosa è accaduta dopo il doping di share della puntata andata in onda da Sanremo. Fabrizio Del Noce già aveva stroncato l'esordio di Domenica in. Già dopo la prima puntata Del Noce disse alla Dan Cronos, una trasmissione a dir poco deprimente. Mi vergogno di essere stato direttore di rete. Sono pensionato, vivo in Portogallo e di tanto in tanto mi sintonizzo su Rai 1. Oggi, guardando Domenica in, mi è venuto un attacco di bile, e lo dico prima degli ascolti. Una trasmissione senza capo né coda, senza un filo logico, senza idee. Poi la conduzione se Cristina Parodi è una professionista, Benedetta non può fare TV. Non dimentichiamo che Domenica in è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà fa male al cuore dopo aver diretto Rai 1 per tanti anni vederla ridotta così.